perché mi avete invitato qua? Perché mi avete invitato qua? Io sono orgoglioso e anche meravigliato, perché da quando abbiamo costituito il movimento l'acqua sotto i ponti è passata e la qualità delle persone la vedete qua davanti. Ora noi stiamo discutendo qualcosa di necessario nel nostro paese, ancora a discuterla con voi, e poi passerà qualcosa attraverso i vostri media, non so quali, che cosa esattamente. Siamo ancora a parlare di povertà, che poi il concetto di povertà, se mi è concesso, qui non stiamo combattendo la povertà. La povertà questione è un qualcosa di emozionale, qualcosa di... qui stiamo parlando di miseria, combattere la miseria. La povertà è esistenziale, la miseria riguarda la dignità delle persone. Cioè, noi continuiamo a far finta che non ci siano le persone misere in questo paese, ci sono. Questo movimento ha messo come nel programma questo reddito di cittadinanza come prima cosa da fare, urgente. Pensiamo agli ultimi, nessuno deve rimanere indietro. È sempre stata la nostra prima battaglia del nostro programma. E poi non so cosa aggiungere, avete sentito persone capaci, persone informate, persone che non parlano a vanvera, quindi io direi di fidarsi un po' del movimento. Abbiamo bisogno adesso che la gente ci dia fiducia, perché riusciremo a cambiarlo questo paese sicuramente. Per quanto riguarda il lavoro e il reddito, sono parole che diamo un significato che forse non hanno più. Il lavoro, il lavoro, il lavoro. Io con i figli sento le parole lavoro, vado a casa, sento la parola lavoro, esco, il lavoro. Sembra che la vita dipenda solamente da avere o non avere, o essere impiegati o non impiegati, sul lavoro. Il lavoro è una parte importante della tua vita, è una parte importante, ma non può essere tutta la tua vita. E poi il reddito, che cos'è il reddito? Sentiamo parlare del reddito. Il reddito non è che scaturisca dal lavoro. Questo è un'ingenuità, pensare che il reddito scaturisca solo dal lavoro o dal lavoro. Anzi, il reddito dal lavoro è il 40%, vuol dire che 40 persone su 100 hanno il reddito da lavoro. Un altro 20% sono i figli che usufruiscono del reddito dei padri, un altro 20% sono gli anziani con le pensioni e un altro 10% sono quelli che hanno gli ammortizzatori sociali. Lavorano 4 su 10. Di che cosa stiamo parlando? Che società stiamo parlando? Questo è solamente l'inizio di un cambiamento veramente epocale della società, del rapporto. Uno deve essere libero di scegliersi un lavoro, deve avere il reddito, non il lavoro. Il lavoro cambierà, il lavoro non ci sarà. Fra 10 anni metà dei lavori conosciuti, medio-bassi, spariranno. Che tipo di lavoro insegneremo nelle scuole? Dovranno insegnare nelle scuole dei lavori che devono essere ancora forse concepiti. Che tipo di lavoro? Che cos'è? Io ho dei grandi dubbi, perché cambierà esattamente questa flessibilità del lavoro. Non è la flessibilità del lavoro, è una flessibilità della vita delle persone, che è... arriverà, non la fermerà nessuno, forse anche è giusto, però io come generazione passo da una generazione che vedeva nel risparmio l'allontanamento della morte, la sicurezza, un pochino di speranza, anche un po' di tranquillità, mettite un grande parte, poi ti fai quello che ti vuoi. Era il dogma dei genovesi. Noi abbiamo inventato il risparmio, abbiamo inventato i soldi, noi abbiamo il risparmio come livello geniale, abbiamo prestato soldi a tutto il mondo, eravamo la città Genova, la Repubblica più potente del mondo, quindi sappiamo, quando parliamo di soldi, di che cosa stiamo parlando, no? Quindi, che cos'è? Ditemi voi che cos'è
che tipo di flessibilità devono avere i miei figli. Andiamo verso una specie di just in time, forse l'ho già dette queste cose, un just in time come il giapponese, come i camion che hanno sostituito le spese di magazzino, quindi i pezzi di ricambio girano sui camion, i camion girano just in time, si telefonano con i baracchini, ecco il momento giusto, si trovano in quel momento giusto, scaricano i pezzi e partono per i concessionari, quindi evitano le spese di magazzino e le scaricano sulla società. Quello che sta succedendo è il just in time della vita di milioni di persone. Distruggendo il risparmio delle persone, distruggi quella poca serenità che puoi avere in una famiglia e vivi in questa sequenza di leggero terrore. Questa apprensione, una volta il postino lo accoglievi con venga a bere anche un bicchiere, oh come sta, adesso lo guardi con un timore, non venga da me neanche a morire, guardi che colore hanno le cose che ti spuntano dalla busta, questo non è flessibilità. Allora la carriera non ci sarà più, scordatevi le carriere, non hai il tempo, non hai il risparmio, è inutile che ti compri una casa, devi cambiare città perché devi cambiare almeno 10 lavori, va benissimo, sarà questo il futuro delle nuove generazioni? Dobbiamo però abituarci, prepararci, non la puoi buttare così. Non puoi pensare di avere una schiera, una società di sottooccupati perenne che aspettano in casa per essere chiamati per fare 15 giorni di lavoro là, un mese di lavoro là, vai da casa tua, sposti casa, non ti comprare la casa tanto inutile. Le amicizie, ci sono anche le amicizie, non c'è solo il lavoro, c'è la famiglia, c'è il rapporto con i tuoi figli, con tua moglie, c'è leggere un libro, c'è anche stare serenamente a non fare nulla, no? E non è conteggiato minimamente, devi stare lì mentre i negozi sono aperti 24 ore al giorno, mentre le domeniche scompaiono e noi stiamo lì, questi ragazzi stanno lì, speriamo che mi chiami lì, no, non abbiamo bisogno, forse la prossima settimana. E questo è un fenomeno che disgrega il tessuto sociale, non c'entra solo il lavoro, c'entra l'esistenza umana, la nostra esistenza. Noi non siamo americani che cambiano 10 lavori, all'età di 40 anni un americano ha cambiato almeno 15 lavori e 5 volte la casa. Noi dobbiamo abituarci, abbiamo i nostri tempi. E quindi parlare adesso di un reddito per chi non ce l'ha, perché è importantissimo, perché molta gente è convinta di avere un posto di lavoro, ma non ha un posto di lavoro, ha un posto di reddito, è diverso, è un ragionamento diverso, quindi per avere un reddito che ti tiene dentro o fuori la società, non il lavoro, il reddito, sei disponibile a fare qualsiasi tipo di lavoro. Questa è una società che va condotta con queste persone qua. Ce le avete davanti le persone, io non c'entro, io credo e sono orgoglioso di dirvi che abbiamo compiuto un miracolo. Oggi siamo stati invitati, io e Casaleggio che è scappato, da 7-8 ambasciatori, così, Svezia, Lituania, Estonia, Finlandia, c'erano tutti. E volevano sapere che cos'era questo movimento, mi chiedevano che cos'è il movimento, a spiegare un finlandese il reddito di cittadinanza non ce la fai perché per loro è preistoria, oppure dire che cos'è il movimento, io dico guardi non lo so spiegare cos'è il movimento, perché mi dice ma allora le coalizioni, guardi che sta sbagliando. Io non so spiegare il movimento, ne faccia parte, poi vedrà, quindi non avrà più bisogno di chiedere cos'è il movimento. Io non è che chiedo a uno cos'è il jazz o cos'è il buddismo, o ne fai parte, o suoni, ma non puoi spiegarlo. E quando tu suoni o sei buddista o sei nel movimento non hai più bisogno di chiedere niente a nessuno. Eppure mi guardavano come, ma lei allora non è uno che dice parolacce, non è che ci aspettavamo uno che saltava sul tavolo e ci buttava l'aria tutto, lei è molto moderato. Ebbene sì, voglio scoprirmi, io sono molto moderato e devo tenere a bada questi ragazzi, perché quindi
Si aspettavano dai vostri, dalle vostre informazioni una persona completamente diversa. Io anche per la strada risulto uno che grida, che è arrabbiato, che... ma io non sono in ballo adesso, io non sono più disponibile a convincere le persone che bisogna fare questo tipo di operazione come reddito di cittadinanza, perché dovrebbe scaturire dai cuori di chiunque, di qualsiasi partito, destra, sinistra, centro, di qualsiasi partito, preoccuparsi di 9 milioni di famiglie sotto il livello, e alcuni sotto il livello di miseria, non di povertà, di miseria. La miseria offende la dignità, e tenete presente che una persona disoccupata costa allo Stato 10.000 euro all'anno. Una persona che non ha lavoro e gira probabilmente vive borderline e magari delinque, oppure fa dell'economia sommersa. Qui non si tratta di fare della beneficenza, non parliamo di beneficenza, parliamo di dare delle opportunità a delle persone, a dei giovani, dei ragazzi, di aprirsi una partita IVA, dei creativi. Abbiamo bisogno che siano tranquilli, non ricattati da queste agenzie interinali. Hai detto benissimo, sono dei caporalati, il 50, 40, 50% dello stipendio si trattenevano su certi stipendi, e sono testimone io di questo. Non abbiamo bisogno di questo tipo di società. Quindi io non capisco perché siamo qua a convincervi di una cosa che sui vostri giornali dovreste fare i titoli tutti i giorni. Tutti i giorni, dobbiamo dimostrare per una volta nella vita che l'Italia porta avanti una bella cosa, una bellissima cosa fatta da questa ragazza, da queste persone qua, che sono tutte molto preparate. Non so se avete notato il cambiamento che c'è stato nel tempo, sono delle persone che nelle commissioni sono veramente i più preparati. Parlate con gli uscieri qua, parlate a vedere chi sono queste persone. Io sono quello meno preparato di tutti, sono qua per fare un po' da specchietto, per farvi venire, la mia funzione è questa, ma questo movimento andrà avanti, il reddito di cittadinanza lo portiamo a casa, benché ci possano mettere le mani della gente, ma non fidatevi delle persone che usano queste parole. Noi le usiamo con cognizione di causa e le usiamo in modo sincero, perché dovete fare adesso una distinzione tra chi dice le stesse cose e chi le dice queste cose. È una distinzione fondamentale. Quindi io vi ringrazio e vorrei fare un applauso a queste tre persone che sono straordinarie. Che, maledetto, ma allora ci sono le domande. Ci sono le domande, Beppe, ovviamente sono sul tema reddito di cittadinanza.